Ben ritrovati da Non Solo Anima TV. Siamo al convegno Le Voci dei Grandi Maestri e con noi c'è Angela Volpini. La tua testimonianza oggi è dedicata alla figura di Maria. Puoi raccontarci qualcosa di te e farci una sintesi del tuo intervento intitolato Capire Maria, l'esperienza di un'umanità realizzata? Di me posso dire molto poco perché io appaio attraverso con l'esperienza di Maria e tutto ruota attorno all'esperienza con Maria. Quindi io non sono niente senza la mia esperienza con Maria. E l'esperienza con Maria è stata la cosa più straordinaria che si possa immaginare, perché vedere Maria è comprendere chi si è e perché siamo qui e dove siamo diretti. Questa è la cosa straordinaria. E io l'ho vista che avevo 7 anni, lei mi ha preso in braccio, io, la prima cosa che ho sentito è il suo corpo, prima ancora di vedere il suo volto, poi ho visto il suo volto straordinario, poi ho sentito le sue parole che sono il messaggio più straordinario che lei potesse portarci e che sono queste: sono venuta per insegnarvi la via della felicità sulla terra. E ho capito che la via della felicità sulla terra è essere se stessi e scegliere di amare. Ora, quando io ho visto Maria, il volto di Maria straordinario, di bellezza e di dolcezza, io prima di capire che era Maria, l'ho individuata come l'umanità realizzata, come quello che noi possiamo diventare e che siamo qui per diventare, come questa persona che mi teneva in braccio. E poi che era Maria la madre di Gesù. Ecco, questa è l'esperienza che io ho avuto. E nel libro Capire Maria io cerco di vedere i dogmi di Maria visti da me, cioè come dire dal di dentro, no? Sono stati proclamati come dogmi di fede, quindi come anche un mistero, cioè cose più grandi della nostra ragione, che la nostra ragione non può capire. Attraverso l'incontro con Maria a me è parso di capire che cosa significavano quei dogmi e sono felicissima che ci siano quei dogmi, perché vuol dire che l'intuizione del popolo di Dio, del cristianesimo, ha intuito la grandezza di Maria, l'ha intuita. Io in capire Maria cerco di dare una spiegazione del dogma dal mio punto di vista, perché Maria rappresenta veramente cioè tutta la storia dell'umanità, fino alla sua compiutezza. Beh, sappiate che Maria ha a cuore la nostra umanità nella sua totalità. Come dicevano oggi al convegno, siamo uno, non c'è spirito e corpo, c'è l'essere umano che è tutto. Grazie ancora.